Oggi, sabato 18 marzo, ascoltiamo il Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Buongiorno a tutti, sono Silvia, originaria della diocesi di Milano. Da qualche mese però vivo a Passirano e quindi quest'anno per la prima volta vivo questo tempo di Quaresima insieme alla diocesi di Brescia. Ed è bello per me oggi condividere con voi un pensiero. Il Vangelo di oggi mi fa pensare a quante volte cadiamo nell'inganno di doverci sentire a posto per poter stare davanti a Dio e per poterci guadagnare il suo amore. Tante volte ci copriamo di maschere fatte di gesti, di segni, di atteggiamenti ligi, per dimostrare a Dio, ma forse prima di tutto a noi stessi, che siamo giusti, che abbiamo fatto tutto bene. Ma Dio vuole relazionarsi con noi nella verità, non gli interessa quante cose buone e giuste abbiamo fatto, gli interessa la nostra parte peggiore perché la possa amare. E forse l'esperienza di fede è proprio questo, riconoscere i nostri limiti, le nostre fragilità, le nostre miserie, sapere di potergliele consegnare a Lui senza ricevere nessun giudizio. L'esperienza di fede è scoprire una misericordia che prende il posto del giudizio che noi rivolgiamo a noi stessi e quindi di conseguenza agli altri, per sentirci meno colpevoli. Per un più di vita, allora oggi proviamo a fermarci e a restare un attimo davanti a Gesù, proprio con quelle fragilità, con quella parte di noi che non ci piace, che non riusciamo ad accettare, e consegniamola a Lui, con la fiducia che Lui ci ama proprio a partire da lì. E sarà questa esperienza, questo essere profondamente amati così come siamo, a renderci anche più capaci di andare verso l'altro riconoscendo la bellezza del suo cuore. Buona giornata a tutti!